Il gelato degli artisti è il gelato dell'Elba. Le gelaterie sono a Procchio e a Portoferraio. Tutto tranquillo apparentemente dopo la riunione fra albergatori, sindaci e categorie economiche dell'Isola d'Elba a proposito del futuro della gestione associata della promozione turistica, convocate dopo l'annuncio del sindaco di Capoliveri Ruggero Barbetti di voler lasciare il coordinamento della GAT. A fine riunione il sindaco marinese Andrea Ciumei, nominato portavoce per l'occasione, ci ha riassunto l'esito dell'incontro. Al momento non abbiamo deciso niente se non la volontà e la necessità di questo territorio di portare avanti una gestione associata del turismo che preveda non solo come finalità quello della promozione, ma anche tutta una serie di interventi che sono logicamente legati al territorio, quindi investimenti, la continuazione del progetto del canile e tutto quanto già deciso precedentemente. Da questa riunione è emersa la volontà granitica di Ruggero Barbetti di dedicarsi ad altro e quindi in una prossima riunione che faremo qui a Portoferraio nel mese di dicembre, primi di dicembre, decideremo chi sostituirà nella gestione Ruggero Barbetti, mantenendo comunque fede a quelli che sono gli impegni della gestione attraverso la struttura del comune di Capoliveri. Ci sono ipotesi? Ci sono delle ipotesi, ma non ve le dico. Nonostante il riserbo di Ciumei, in realtà qualcosa è trapelato. Oltre all'autocandidatura di Claudio De Santi all'insegna della continuità con la gestione Capoliveri, sembra che Portoferraio si sia fatto avanti, forte della considerazione da parte di alcune realtà di rappresentare il candidato naturale, in quanto capoluogo e porto di accesso principale all'isola. Pur nella volontà di non vanificare il lavoro fatto finora, in quel caso sarebbe necessario qualche cambiamento, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità della struttura di gestione capoliverese, della quale Portoferraio potrebbe benissimo fare a meno. Ci sarebbe infine una terza proposta avanzata da un altro comune che avrebbe pensato ad una esternalizzazione della gestione della promozione turistica, offrendosi comunque come capofila. Intanto i padroni di casa, per bocca del presidente degli albergatori Massimo De Ferrari, hanno fatto alcune precisazioni. Il sindaco di Capoliveri si è risentito per le critiche ricevute nella nostra assemblea annuale, ha detto De Ferrari, ma ha mal interpretato perché la nostra era una critica costruttiva, come ben percepito anche dalle altre associazioni. Abbiamo comunque concordato che l'aumento del contributo di sbarco, pur fissato in 3,50 € nei periodi centrali della stagione, andrà modulato in alcuni periodi invece di criticità. Ad esempio, l'anno prossimo uno di questi sarà il mese di maggio, con la presenza di gruppi di turismo sociale. Abbiamo condiviso inoltre che i fondi destinati alla promozione turistica devono essere incrementati fino a 700-800 mila euro per poter essere concorrenziali con chi la promozione la sta già facendo in maniera importante. Infine, ha concluso De Ferrari, avevamo suggerito di rimandare la successione di Barbetti, visto che la sua decisione è irrevocabile a dopo le elezioni amministrative del maggio 2017, che vedranno impegnati 3 comuni elbani. La decisione è comunque solo rimandata ai primi di dicembre, come ha anticipato Andrea Ciumei. A questo proposito si è inserito un commento finale fatto alla nostra redazione dal sindaco di Rione l'Elba, Claudio De Santi, che come si ricorderà si era proposto di fare da traghettatore della gestione associata della promozione turistica. In effetti, ha precisato De Santi, sono cambiati gli scenari rispetto all'intervista rilasciata a TN News e Teleelba il 2 novembre scorso. Al tempo si pensava che Ruggero Barbetti potesse cambiare idea, oggi invece la situazione è ben diversa ed è ufficiale che il sindaco di Capoliveri non sarà disponibile a continuare a fare da capofila. La mia deve essere considerata solo una proposta tecnico-amministrativa per far sì che la GAT non abbia scossoni, essendo uno strumento indispensabile per l'Isola d'Elba. Sono comunque convinto, ha concluso De Santi, che tutto sia rivedibile, ma assolutamente nei termini di una continuità.